Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato alla rivolta dei commercianti in Ruga degli Oresi. Il commissario Zappalorto, cercando di applicare nuove regole che sono state stabilite dal ministro dei beni culturali, vuole far sloggiare o comunque ridimensionare i commercianti lungo la Ruga degli Oresi, che impedirebbero la vista degli affreschi, affreschi molto belli, tra l'altro restaurati da poco, che erano stati fatti dagli stessi orefici a Rialto. Allora, abbiamo Giuseppe Chiozzotto e Leone Riccardo Calafiore, che sono due commercianti che hanno il loro spazio proprio sotto i portici. Lei cosa vende? Io vendo vetro di Murano certificato e maschere. Ed è lì da quanto tempo? E la famiglia della mia compagna è lì da quasi 100 anni. Invece Leone Riccardo Calafiura, lei vende? Noi vendiamo magliette, tabarri, cappelli, tutto souvenir naturalmente. E da quanto tempo siete lì? La nostra famiglia è lì dal 57, c'era prima una zia, poi una mia suocera, mia moglie, e adesso sono subentrato io nell'attività. Ecco, se verrà applicato, anzi mi sembra che Zappalorto sia deciso a farlo, questo principio del ridimensionamento del plateatico, voi cosa rischiate? Allora, Giuseppe Chiozzotto. Allora, sicuramente rischiamo quasi la chiusura totale, limitandosi a esporre della merce su 6 metri quadri, è semplice capire che lo spazio è ridottissimo. Io vorrei sensibilizzare quello che innanzitutto è un problema che oggi è di primaria necessità, la disoccupazione. Noi siamo già stati, io personalmente ho dovuto, in base a questo provvedimento, già licenziare un dipendente, e ce ne saranno altre a catena. Ma lei ha già ridimensionato il suo spazio? No, però siccome abbiamo dei tempi che sono limitatissimi e si parla di arrivare al 10 di aprile, dobbiamo ricorrere anche a questi ripari. Momento è una cosa folle. Il giro d'affari di quanto diminuirebbe con la riduzione del plateatico? Riducendo il frontale penso che si riduca dell'80%, non si avrà più la possibilità, i 6 metri quadrati non ti danno la possibilità di esporre, pur avendo una vetrina che rivolta all'interno del portico, non ti dà la possibilità di esporre tutta la merce che poteva essere esposta nel metro quadrato. Voi quanto pagate di affitto al mese al comune? Noi non paghiamo affitto, il negozio è di famiglia, sì. Però so che in linea di massima alcuni colleghi si aggirano. Una precisazione, sono proprietà private, non paghiamo al comune. Sì, però pagate comunque una tassa. No, la tassa è soltanto del plateatico. Sì. Che aggira intorno al migliaio di euro per plateatico, ma tutti i negozianti hanno un affitto che pagano a dei privati che si aggira intorno ai 3.000 euro, per cui tolto il plateatico si troverebbero questi negozi a pagare comunque 3.000 euro in una superficie molto più piccola e impossibilitati a lavorare, per cui i costi di gestione rimarrebbero molto alti, mentre sarebbe molto più basso la possibilità di esporre e poter vendere. Il problema è questo. Infatti è importante dire che l'Associazione del Mercato di Rialto, già in tempi non sospetti, abbiamo incaricato architetti per poter riqualificare tutta la zona, pagando di tasca nostra, per poter dare una nuova immagine a tutto il mercato, rivalorizzarlo e fare in modo che sia una cosa piacevole per tutti le persone che ci vengono a visitare. Perché questo progetto alla vecchia amministrazione? No, questo progetto è sempre stato discusso in comune. La soprintendenza non ci ha mai dato nessun parere, per poi arrivare al 23 dicembre che ci ha presentato delle linee guida dove non ha preso assolutamente nessuna dei nostri suggerimenti, che erano cose, sì, probabilmente molte potevano essere corrette, ma non del tutto da buttare. Allora il nostro problema qual è stato? Questo. Noi non è che vogliamo in qualche modo fare chissà cosa, noi vorremmo ridistribuire tutto quanto, rifare una sistemazione dei banchi, presentarci
e discutere con il nuovo sindaco ed eventualmente con la sovrintendenza in un tavolo comune per portare avanti una cosa che interessa la città. Ma l'assessore che c'era all'epoca della giunta Orsoni vi stava ci stava ascoltando? Accanto, ci ha ascoltato, stavamo portando avanti il progetto insieme, eravamo d'accordo su molti punti. Il problema è successo che poi è caduta la giunta e ci siamo trovati in questo modo. Però è che noi non siamo stati ascoltati. Ecco, questo progetto prevede un ridimensionamento delle bancarelle sotto il portici? Il progetto si confà ai pianini che sono stati fatti dalla giunta, che sono stati votati dalla sovrintendenza e applicati, che erano dei pianini che sono stati fatti, che portava il prateatico di 1,20 m x 3,10 m, e su questi pianini, che non sono i nostri, ma sono stati fatti dal comune, e sono stati votati e adottati, che ancora non sono decaduti, noi abbiamo presentato un progetto. Sono spariti. Però i pianini sono spariti, non si sa più, e sono stati presentati dopo queste nuove linee guida senza avvisarci, perché noi con le linee guida avremmo presentato eventualmente un ennesimo progetto per poter quindi, arrivare. Quindi la vostra soluzione è di tenere duro e aspettare un nuovo sindaco in attesa? Noi, esattamente. Noi l'unica cosa che chiediamo, noi non vogliamo nulla, noi vogliamo semplicemente potersi mettere a un tavolo e concertare insieme alla sovrintendenza e al comune un piano condiviso per poter dare di nuovo vita a Venezia e alla parte più bella e centrale di Venezia, il mercato di Rialto, che è un mercato storico, cioè non è una cosa e nel frattempo, diciamo, tra aprile e maggio, fino a quando ci saranno poi le elezioni, voi cosa farete? Perché dovrete ridimensionarvi. Infatti questo è il problema è che praticamente noi dovremmo fare dei lavori di tasca nostra per trovarci una situazione comunque non decorosa, per poi dover rimettere in mano di nuovo nelle tasche, risistemare un'altra volta, per non sapere dove andare a finire, perché queste linee guida, per la maggior parte di loro, mi dispiace per chi le ha fatte, sono anche in contrasto, parlano di tetti in piombo, che sono vietati in tutto il mondo, dovremmo fare dei tetti in piombo. Allora, io continuo a dire, siamo tutti interessati a Venezia, io non sono veneziano, si sente, sono innamorato di Venezia, siamo tutti interessati, vogliamo lavorare, noi stiamo combattendo per avere un lavoro, per poter lavorare in un modo decoroso, per lavorare... Ecco, voi siete accusati di impedire la visione di questi affreschi sotto la Rua. Allora, gli affreschi sono sempre stati lì, come sono sempre stati lì, sia le botteghe sotto i portici che le botteghe sotto gli archi. È stata concepita in quel modo quella zona, non è che è venuta dopo, quella era fatta così, strutturata così. E le posso dire che siamo noi che molto spesso a qualche turista diciamo guarda, vada dentro, guardi quanto è bello, perché molte persone non sanno neanche, non c'è un cartello, non c'è... Cioè. E poi le botteghe che sono sotto degli orafi sono completamente in disfacimento, cioè è puntato su di noi che siamo la parte esterna e la parte interna, il comune e la sovrintendenza non ha fatto nulla per poter metterle di nuovo in opera, sono chiuse perché non possono commerciare, perché sono bloccate le licenze e dovrebbero vendere solo oro, che oggi il mercato, come è formato il mercato? C'è una domanda e c'è un'offerta. Noi alla domanda rispondiamo con un'offerta, ma se la domanda non c'è non possiamo andare avanti. Certo. Semplicemente. Quindi insomma chiudiamo dicendo questo, lasciando un appello al commissario Zappalorto che così sospenda questa cosa in attesa di un nuovo sindaco. Questa è la richiesta che voi... Anche perché tengo a precisare, sia Zappalorto che Pomponio non sono mai stati in loco, tanto sì che nell'ultimo appuntamento che ci è stato concesso per iniziare una trattativa, il dottor Pomponio non sapeva neanche l'esistenza di alcuni negozi che sono su quella zona. E si è trovato spiazzato perché gli è stato chiesto dall'architetto che cosa avesse in testa di fare per quanto riguarda quel gruppo che è in fronte a noi sotto la chiesa di San Giacometto. Quindi insomma si sente l'esigenza di avere a che fare con veneziani che conoscono la città. Esatto. Insomma. Perfetto, grazie a voi per questo approfondimento e naturalmente torneremo sicuramente sull'argomento perché ci sarà ancora da fare battaglia su questo. Grazie. Grazie a lei.